cambio argomento e vi dico perché sono venuto qui. Ditelo e fate presto. Che c'è? C'è che non posso vivere senza di voi. Oh, siete un essere davvero ignobile. Venite qui in un momento simile con le vostre spalle. Ho capito che eravate la sola donna fatta per me fin dal giorno che vi vidi alle 12 querce. Ora che avete un negozio e i soldi di Franco, non verrete a cercarmi come quando ero in galera. E così dovrò proprio sposarvi. Non avete il minimo tatto. Forse preferite che mi metta in ginocchio? Siete uno sfrontato e un villano, andatevi. Perdonatemi se vi ho offesa con la violenza della mia passione, adorata Rossella, volevo dire cara Mrs. Kennedy. Ma non deve esservi sfuggito che da qualche tempo l'amicizia che nutro per voi si è mutata in un sentimento profondo. Un sentimento più bello, più puro, più elevato. Posso osare di chiamarlo amore? Alzatevi in piedi, non mi vanno gli scherzi volgari. Ma è un'autentica proposta di matrimonio, fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro. Siete volgare e villano. Questo colloquio è durato anche troppo. E poi non mi risposerò mai. Ma sì, invece. Sposerete me. Tutti. Avete sposato un ragazzo e un vecchio. Trovate un uomo dell'età giusta e che sa fare con le donne. Siete pazzo, Red Butler. Sapete bene chi amerò per tutta la vita.